Buongiorno a tutti, il mio nome è Federico. E voi siete il pubblico, io invece sono una cosa strana, nel senso che io ho due lavori, uno dice un periodo di crisi, due lavori, sì, ho due lavori, ecco. I miei lavori sono due, ecco, i miei lavori sono il giocoliere, nel senso che lancio roba per vivere, e poi dopo, sapete no cos'è un giocoliere, perfetto, ecco. E l'altra cosa che sono, e sono anche un professore di matematica e fisica, e di questo me ne scuso, ecco. Oggi io vorrei, in questa oretta insieme, parlarvi di cosa i miei due lavori hanno in cui sto facendo casino, ok, va bene. Per fortuna non ci sono solo io, per fortuna oggi qui sul palco c'è anche un aiutante, è un personaggio un po' strano, quindi vi chiedo di accoglierlo con un grandissimo applauso, signori miei, il mio aiutante Beppi, perfetto, ancora ve lo presento, lui, sì. Beppi, saluta! Lasciamo stare. Ora, io e Beppi abbiamo scoperto una cosa importantissima. Dietro la giocoleria lanciata, non so se avete presente le palline, dietro la giocoleria lanciata c'è un ritmo. Perché è interessante questa cosa? Bimbi, fino a ieri per voi giocare con tre palline voleva dire, penso, fare solo questa cosa. E invece noi possiamo, grazie a questi numeri, inventare, scoprire esercizi nuovi. Ora, devo fare l'1, 5, 3, 1. Come hai fatto un lancio 1? Bravo! Così! Questo è facile! Questo lo so fare! 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ce l'ho! Ok, 3, 1, 3, 1, 3, 1, basta! 5, 3, 1, sto giocando! 3, 3, 3, 3, 3, 5, 3, 1, 3, 3, 3, 3, 5, 3, 1, 5, 3, 1, 5, 3, 1, 5, 3, 1, 5, 3, 1, 5, 3, 1. E la cosa bella è che funziona sempre. Grazie a questa cosa che è chiamata matematica della giocoleria, noi possiamo rappresentare, possiamo vedere tutti gli esercizi possibili immaginabili. E più 3 più 1 fa 9. Fermo. 1, 2, 3 lanci. 9 diviso 3 fa 3. Che è proprio il numero di palline con le quali stavamo giocando. Non far quella faccia, Beppi! No, non ti scuso. Va bene, ti scuso. Ora dimmi di cosa volevi parlare ai nostri amici bambini. Io e Beppi abbiamo scoperto che ci sono tanti tipi diversi di equilibrio. E questo è interessante per i giocolieri. Guardate. Esempio di equilibrio stabile, amici miei, la sacra tecnica della tartaruga. Esempio invece di equilibrio instabile, signori miei, sacra tecnica della ballerina. Guardate, rimane su un piede, soffiamo tutti insieme. 1, 2, 3. Prendiamo una clava. Notate, ora è in equilibrio. Se io la sposto, torno nella posizione iniziale. È l'equilibrio tipico di un'altalena, si chiama equilibrio stabile. Fermi, prendo la clava, la appoggio sul naso. Ora è in equilibrio, ma adesso appena la sposto lei cade. Qual era più interessante? È più interessante quello instabile perché è difficile da mantenere. Cosa c'è? Non va bene? Come devo salire sopra? In piedi! Ma siete matti? Ma voi non sapete che in discoteca ballano sui cubi, mica sulle sfere? Ci sarà un motivo! Va bene, salgo. Aspetta che salgo. Oddio. Oddio, mia mamma. Oddio. Oh, aiuto. Aiuto. No!
Non ti amo più forte, vai! Dove è andato? Dov'è quel bambino? Dov'eri? Ho capito, le tue davanti, vai dietro. Uno! Wow! Due, prendi. Wow, ok. Questa, uno, due, prendi. Ok, più difficile, a occhi chiusi, vai. Edo, io ho occhi chiusi, non tu, sei matto. Come si fa? Uno, due, Edo, prendi me, prendimi, no! Baby, trasformati! Ok, comunque sia. Il diavolo. Diavolo non c'entra nulla col diavolo. Diavolo, per quelli che ignorano questa cosa, il gergo italiano è ignoranti, si vuol dire diaballo, che vuol dire lanciare oltre. Il diavolo, per poterlo usare, va fatto girare. E attenti, ora che gira, che è stabile, come fosse una trottola, se lo lancio, lo posso riprendere. Se lo lancio, lo posso riprendere. Secondo me, asse, piano, senso di rotazione sono una fortuna grande come una casa. Ragazzi, i cerchi e l'ordine, la figura perfetta e le cose ordinate sono riconosciute dall'occhio umano come fossero belli.